Ciao a tutti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le nostre video interviste. Quest'oggi siamo lieti di dare il benvenuto al professore Mirko Tondi, benvenuto professore, docente Benvenuto. di storia contemporanea, e di storia e analisi di comunicazione di massa all'Università di Bologna. Il professore gestisce anche il Master in Comunicazione Storica, sempre a Bologna, e ha scritto numerosi libri su tematiche come la strategia d'attenzione e il terrorismo italiano negli anni 70. Quest'oggi, professore, con lei parleremo del Piano Solo, un tentato colpo di Stato avvenuto nel 1964 ad opera del generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni De Lorenzo. Allora le chiedo come prima domanda, chi era Giovanni De Lorenzo? In cosa consisteva questo tentato golpe e in che contesto storico, diciamo, italiano può essere individuato? Allora Fabrizio, due precisazioni. Non è un tentato golpe, è un minacciato golpe. E non è un golpe attribuibile a De Lorenzo. De Lorenzo esegue ordini che provengono dall'alto, cioè provengono dalla presidenza, da Antonio Segni. Segni è ossessionato dal problema dell'avanzata del comunismo. È ossessionato dall'idea di sicurezza. Lui aveva fatto un viaggio nel 1964, all'inizio dell'anno, a Parigi ed era rimasto impressionato da come era stato predisposto l'apparato delle forze di pubblica sicurezza. E quindi vuole rifarlo anche in Italia. Perché è ossessionato da questo? Perché il governo di centro-sinistra non gli dà garanzie. Lui è stato avversario di questo progetto e sa benissimo che questo primo governo è animato da un profondo intento riformatore che lui non condivide. Fra le altre riforme che Segni non condivide c'è la riforma urbanistica, che è una riforma che i socialisti vorrebbero realizzare assolutamente per disciplinare la speculazione edilizia che è in corso in quegli anni di grande espansione delle città. È un progetto sul quale i socialisti insistono duramente, così come vorrebbero insistere su tutta la linea programmatica stabilita all'inizio. I democristiani stanno frenando e quindi c'è questa crisi di governo nel giugno del 1964 ed è qua che è il centro della nostra vicenda. In questa crisi il presidente Segni cerca di impedire che si faccia un nuovo governo di centro-sinistra e cerca di intimidire i contraenti facendo palesare questa opportunità sullo sfondo di un intervento del generale De Lorenzo, che in realtà è un intervento comandato dal presidente, non autonomo del generale. Poi il generale ovviamente realizza questo piano che prevedeva la deportazione di circa 700 tra i principali oppositori in Sardegna, nella base Gladio di Capo Marraggio. Tuttavia questa idea resta confinata al progetto. La cosa curiosa che mi colpì è che si parla non di deportazione, di imprigionamento, ma di enucleazione. E curiosamente questo termine si ritrova anche 2 anni prima in un documento sull'organizzazione della pubblica di sicurezza del capo della polizia Angelo Vicari. Ok, perfetto. Però comunque appunto questo piano preventivo messo in piedi, che ricordiamo è del 1964, mi chiedevo se potesse essere inquadrato nel contesto generale della Guerra Fredda, visto che negli anni 60 assistiamo a tentati, a volte anche riusciti, colpi di Stato in vari paesi nel mondo. E mi chiedevo se può essere ricollocato in comunque un tentato, appunto, piano messo in piedi da un comando militare oppure ha delle peculiarità tutte italiane, nel caso. Nel caso direi che abbia peculiarità tutte italiane. Ovviamente la guerra fredda c'entra, però
quando Vicari guarda questo progetto di riorganizzazione delle forze di polizia, lo fa anche sull'onda della costruzione del muro di Berlino, quindi è piena guerra fredda. È guerra fredda l'idea che i socialisti siano il cavallo di Troia dei comunisti, cosa che i conservatori democristiani pensano assolutamente. Però è un'impostazione unicamente italiana, qua ancora meno che nei casi di strategia da tensione che seguiranno, non c'è un disegno collegato agli Stati Uniti. È una storia italiana, era una storia di conservatori contro riformisti che si confrontano anche all'interno del loro stesso partito, cioè la Democrazia Cristiana. Ok, però ricordiamo che Giovanni Lorenzo era l'ideatore anche della struttura Stay Behind, che operava in Europa, un funzionario anticomunista. E anche qua non è esattamente così. Sì, De Lorenzo è un esponente di rilievo, di spicco, ma ha un uomo sopra di lui che è Taviani, è Paolo Emilio Taviani. Quindi De Lorenzo è uomo di fiducia degli Stati Uniti, è l'uomo che guida il SIFAR. Piuttosto c'è a metà degli anni 50 un lavoro consistente che De Lorenzo realizza a capo del SIFAR. Questo lavoro consiste in un ampio dossieraggio, che significa che venivano spiati molti personaggi politici e spiati al fine di poter eventualmente ricattare, spiati non tanto nella loro attività politica quanto anche nella loro vita privata. E questa mole di documenti De Lorenzo li passava all'allora presidente Gronchi. Gronchi poi dirà che non aveva richiesto lui quei dossier, ma intanto che gli venivano passati li leggeva. Quindi c'è questa organizzazione che è molto capillare. E De Lorenzo è un efficientista, è quello che poi convince facilmente Segni anche a realizzare una brigata meccanizzata dei carabinieri, con forme diciamo di cingolati molto agili e utili per contrastare le sommosse urbane. Questo è sostanzialmente De Lorenzo, un personaggio conservatore, partecipa alla marcia su Roma, è fondamentalmente monarchico, poi parteciperà alla resistenza, avrà buoni rapporti con personaggi diversi dello schieramento politico italiano, buoni rapporti con i socialisti, buoni rapporti con Parri e buoni rapporti con i democristiani ovviamente, e al tempo stesso è dentro a un conflitto fra generali dove c'è una rivalità molto accesa, molto forte all'interno dei carabinieri e fra De Lorenzo e gli ufficiali militari. Ok, benissimo. Però dunque lei prima ha citato Mario Segni, presidente della Repubblica nel 64, e Paolo Emilio Taviani, ministro dell'interno. Antonio Segni. Visto che viene proprio convocato a presidente della Repubblica Giovanni Di Lorenzo quando il governo centrosinistra è in crisi, una cosa inusuale, insomma, la convocazione di un generale dell'arma dei carabinieri, mi chiedevo, oltre a Segni e Taviani, anche Giulio Andreotti, ministro della difesa dal 59 al 66, quanto possono essere considerati inclusi in questo piano? Per nulla, sia Andreotti che Taviani. Andreotti se ne tiene fuori e Taviani pure. Taviani sconsiglia cambiare maggioranza, quindi rimangono tutte e due fuori, ma tutte e due sono protettori di De Lorenzo, sono amici di De Lorenzo. Andreotti farà in modo di equiparare
un alto grado militare, mi sembra generale di divisione, equiparata alla direzione del SIFAR. Però in questa circostanza tutti e due, che sono due politici molto scafati, molto esperti, rimangono ai margini e non sono coinvolti. Ok, benissimo. Allora, come ultima domanda mi viene da chiederle, visto che il piano non ha una risonanza pubblica immediata, ma uscirà fuori soltanto, se non sbaglio, nel 67 con l'inchiesta di Eugenio Scalfari e Dino Iannuzzi sull'Espresso, appunto, che reazione ha l'opinione pubblica dell'epoca rispetto all'emergere di questo scandalo e come la stampa tratta il caso? Allora, quando una vicenda esce a distanza di tempo, e qua il segreto viene mantenuto per 3 anni, c'è sconcerto, soprattutto i socialisti si battono affinché ci sia una commissione d'inchiesta. In realtà il peso e il trauma è profondo, non profondo come se fosse uscito all'istante, ma resta profondo, tant'è che ci si batte finché si arrivi a una commissione d'inchiesta. Prima c'è una commissione ministeriale con Beolchini, poi ci sarà una vera e propria commissione d'inchiesta con Alessi. Entrambe le commissioni d'inchiesta molto mutilate pubblicamente da una serie di omissis. E il punto è che quando esce questa inchiesta sull'Espresso, ma il vero artefice dell'inchiesta non è Scalfari, Scalfari era direttore dell'Espresso, è Lino Iannuzzi, De Lorenzo cita subito in giudizio i due giornalisti e il giudizio della querela anticipa enormemente i tempi di quanto i due giornalisti avevano denunciato, quindi l'oggetto del denunciato rimane ancora sui tempi lunghi. E c'è un patto del silenzio in questa circostanza fra i politici, soprattutto tra i politici democristiani, non fare uscire la vicenda. Lo stesso De Lorenzo si sente in una sorta di botte di ferro, perché dice, beh, allora poi dovrei chiamare in causa tutti i politici che dentro questa vicenda sono stati e ne erano informati. Quindi lui si sente, da questo punto di vista, incolpevole, responsabile, in parte anche con un elemento di ragione, perché lui ha eseguito un ordine, convinto di questo ordine, ma ha eseguito un ordine, non è stata una sua emanazione. Il punto è che il tentativo, il minacciato golpe ha un effetto di raffreddare i programmi riformisti del secondo governo di centrosinistra. E questo aspetto già lo si vede nella dichiarazione programmatica, tant'è che Nenni viene anche bersagliato dai suoi stessi compagni dicendo che il Partito Socialista aveva firmato un accordo al ribasso. E Nenni, per convincere della bontà della sua azione, dirà che l'alternativa era molto peggiore, sarebbe stato un piombare in un governo autoritario, e lui parla, utilizzando questa famosa frase, del tintinnar di sciabole che c'era nello sfondo. E in realtà l'alternativa a questo governo di centrosinistra sarebbe stato probabilmente un governo a guida di Cesare Merzagora, che apparteneva alla Confindustria, rappresentava l'ala destra della Democrazia Cristiana. E Cesare Merzagora per alcuni giorni spera che l'incarico venga dato a lui, poi per la delusione ricevuta uscirà dalla politica e tornerà a fare l'imprenditore, andrà con un ruolo dirigenziale alle generali. Per cui dobbiamo leggere questa contrapposizione che si evidenzia col piano solo, che è una contrapposizione non soltanto tra il Presidente della Repubblica e i riformatori, ma è una contrapposizione che coinvolge l'ala conservatrice della Democrazia Cristiana, coinvolge in prima persona la Confindustria e queste espressioni di preoccupazione sono condotte e animate da Antonio Segni, il quale però è anche profondamente ostacolato
da Giuseppe Saragat, da Aldo Moro, dopo la crisi ci sarà una animata discussione a tre tra Segni, Saragat e Moro. Durante questa discussione Segni avrà un colpo apoplettico dal quale non si riprenderà più e, guarda caso, proprio alla fine del 1964 Presidente della Repubblica diventa Giuseppe Saragat. Che appunto era contrario al piano. Era ministro degli affari esteri, se non sbaglio, Saragat, e Moro Presidente del Consiglio. Contrario al piano, certamente, sì. Ok, vabbè, penso che ci siamo detti un po' tutto. E come ultima cosa le chiedo magari un libro, un film o anche un documentario appunto sull'evento. Beh, libro direi Mimmo Franzinelli, Il piano solo. È il libro più recente, più completo, che raccoglie una serie di interventi organici. È un libro ben fatto. Film sul piano solo non ce ne sono. C'è un'allusione al piano solo nel film di Monicelli, Vogliamo i colonnelli, che in realtà ha come centro il golpe borghese, ma in un passaggio, nel confronto, ad esempio, nel confronto finale con il Presidente della Repubblica, allude al piano solo. In realtà quella trama del film Vogliamo i colonnelli era iniziata prima del golpe borghese e aveva proprio come riferimento il piano solo. Si può vedere quello per capire alcune tracce delle tematiche golpiste. E in documentario non saprei dare un consiglio, non ne ho mai visto nessuno sul piano solo. Perfetto. Allora la ringraziamo ancora per la disponibilità e do appuntamento al pubblico di Caso Sbelli per le prossime video interviste. Arrivederci. E continua a seguirci. Ciao a tutti.